Oggi è lunedì 26 luglio 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. Luglio 1956, alle 10:09. 11 ore dopo l'impatto con la prua, rinforzata per fungere da rompighiaccio, della nave mercantile svedese Stockholm, il transatlantico italiano Andrea Doria si inabissa, a poca distanza dal porto di New York, dove stava per arrivare dopo essere partito da Genova. Nel naufragio muoiono 46 dei 1706 passeggeri e 5 marinai del mercantile svedese. Le vittime sono causate dall'impatto che avviene lungo la fiancata di destra dell'Andrea Doria, che subito dopo sbanda di lato, rendendo inservibili le scialuppe di salvataggio della fiancata di sinistra, sollevatasi tanto da impedire la discesa in mare dei mezzi di emergenza. La collisione avviene mentre nella zona grava una fitta nebbia, nonostante che l'Andrea Doria emetta regolarmente i fischi di avviso previsti in questo caso. Oltre che da alcune navi presenti in zona e dallo stesso Stockholm, gran parte dei passeggeri vengono salvati dal transatlantico francese Île-de-France. È il suo comandante, Raoul de Boudion, che dà ordine di tornare indietro a tutta velocità, comprendendo subito la gravità della situazione. Il comandante dell'Andrea Doria, Piero Calamai, con alle spalle una grande esperienza maturata durante i due conflitti mondiali, quando capisce, con la nave inclinata di 20 gradi, che non è più possibile salvarla, evita di lanciare l'allarme di evacuazione per non creare il panico, fino a che l'arrivo del grande transatlantico francese, illuminato a giorno, tranquillizza i passeggeri. Quando l'Andrea Doria è completamente evacuata, il comandante Calamai resta a bordo. Devono tornare indietro i suoi ufficiali per convincerlo ad andare via con loro. Il giornalista Edward Morgan della ABC Radio Network segue tutte le fasi del naufragio e ne dà una puntuale cronaca, ma senza riferire agli ascoltatori della sua grande preoccupazione. Sa che a bordo dell'Andrea Doria vi sono le sue due figlie. Più tardi saprà che la Stockholm aveva colpito con la prua proprio la cabina dove le ragazze stavano dormendo. La maggiore, Linda, era stata trascinata via dalla prua del mercantile svedese, ritrovandosi così casualmente sul ponte di coperta della Stockholm, salva. Viene chiamata per questo la ragazza del miracolo. Sua sorella minore, invece, era stata uccisa dall'impatto.